Diciamo che anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, nel senso che purtroppo pandemia e corollari vari insomma, ci hanno creato dei problemi. Abbiamo dovuto prolungare la scadenza del bando. I testi che hanno vinto della categoria degli over 35, mai rappresentati over 35, sono Quella notte l'idroscalo di Carlo Selmi, un testo che affronta appunto tutte le vicissitudini del delitto di Pierpaolo Pasolini, e secondo classificato invece un testo particolare, la zattera di Gerico, in cui l'autore Carlo Longo ha scritto un libro diciamo biografico su Gerico, da cui poi ha tratto il testo teatrale che ha partecipato al concorso. C'è una particolarità quest'anno, che altri due premi non sono stati assegnati. Il premio nella categoria Under 35 e il premio nella categoria Già rappresentati non sono stati premiati. Perché? Perché i testi erano sì ottimi, però non erano compiutamente drammaturgici, cioè mancava qualcosa per far sì che il testo, quando poi diciamo viene messo in scena, rappresenti veramente un testo teatrale. Quindi la giuria ha deciso poi di non assegnare il premio, ma di menzionare due autori, il pubblico, il testo del pubblico, Salvatore Zappia, e Silvia di Federico Maria Giansanti.